Ci sono storie e storie. Alcune si perdono nella notte dei tempi. Altre si intrecciano con la vita di uomini e donne. Altre ancora ci raccontano di usanze antiche che davano anima alle cose. Gente, fatevi avanti ad ascoltare. Vi narrerò d'un tempo assai lontano, quando, se tu volevi lavorare, dovevi metterci mente, cuore e mano. C'erano le botteghe, gli artigiani. Ogni mestiere aveva la sua funzione. Tutto allora si faceva con le mani e ne veniva gran soddisfazione. Oggi viviamo un'epoca dove la tecnologia ha stravolto i ritmi della nostra vita e del nostro lavoro, fino a cambiare totalmente il sistema di relazioni umane e il modo di essere di noi stessi. Ma fortunatamente ancora oggi, a memoria di tempi passati, c'è chi mantiene vive alcune attività che hanno resistito all'erosione del tempo, continuando a praticare alcuni di quei mestieri spazzati via dalla fretta e dall'industrializzazione. Colognola di Pescaglia, una volta all'anno, si accende di antichi mestieri, facendosi teatro di queste storie. L'antico borgo si popola di artigiani che, con i loro lavori, perpetuano le esperienze di un tempo lontano. Andiamo a scoprire questi personaggi che, con le mani, ma soprattutto con il cuore, mantengono vive alcune occupazioni scomparse o in via di estinzione. A Vetriano, dove nascosto tra le case e gli stretti vicoli si trova il teatro pubblico più piccolo del mondo, oggi gestito dal FAI, incontriamo un gruppo di donne intente in varie occupazioni. Questi sono i bozzoli del baco da seta, che sono finiti per essere prelevata la seta. L'arte della lavorazione della seta ha origini antichissime. Sembra che sia arrivata a Lucca da famiglie ebree attorno all'anno 1000. E grazie all'abilità dei suoi artigiani, Lucca divenne ben presto la capitale europea di questa lavorazione. Il baco da seta nasce da un uovo fatto dalla farfalla. Nato il bachino, che è molto piccolo, viene nutrito sempre con la foglia di gelso. Arrivati a maturazione, loro cercano il bosco e noi li mettiamo su questi mannelli. E loro piano piano iniziano, fanno come un otto, girando su se stessi, e iniziano a fare il bozzolo. Per evitare che perda valore il bozzolo della seta, che non l'abbia a rompere la farfalla quando esce fuori, le inforniamo a pochi gradi. Bisogna fare questa maniera perché sennò perde tutto il valore. All'incirca sono 2 chilometri di filo. Ma se viene forato dalla farfalla, il valore non c'è più, perché sono tutti pezzettini, pezzettini, pezzettini. La storia della tessitura segue quella dell'umanità. Pensiamo solo alle raffigurazioni del telaio sugli antichi vasi greci, spesso abbinate all'immagine di Penelope. Clara porta avanti questa tradizione, certamente non nell'attesa del suo Ulisse, ma per continuare il lavoro tramandatole da sua nonna, che le permette, partecipando con le sue creazioni ai mercati rionali, di ricavare talvolta anche qualche utile. Ora sto lavorando del cotone grosso, perché devo fare un lavoro un po' sostenuto, ma poi ci lavoro la canapa all'occasione, che me la portano anche chi ce l'ha, anche di quella vecchia, e allora io mi ci industrio a fare piccoli lavori, lavorettini che poi le trovo da vendere, tutte queste cosine per potermi guadagnare qualcosa, perché ha visto al giorno d'oggi bisogna anche ingegnarsi un po'.
Le origini della lavorazione all'uncinetto, come nel caso di altre arti tessili, sono antichissime. La caratteristica principale è che la lavorazione avviene utilizzando un unico capo. Norma, con le sue mani allenate da sempre a tenere filo e uncino, realizza preziose trine, che un tempo, ma a volte ancora oggi, andavano ad arricchire il prezioso corredo delle fanciulle da marito. Il ricamo sembra sia comparso in Cina come decoro delle vesti più sfarzose. Si calca con la carta carbone tutti quei fiori che vogliamo fare, il disegno che vogliamo fare, e poi si va dietro al disegno e ci si mettono colori che noi preferiamo fare. Il ricamo fatto a mano richiede grande pazienza, grande attenzione e naturalmente la conoscenza di tutti i punti base del ricamo. Maria Pia, ricamatrice da sempre, con solo ago e filo riesce a creare rami, foglie e fiori dai colori variopinti che vanno a ornare ed abbellire stoffe, tovaglie e lenzuoli. Angela è al lavoro con un pizzo speciale chiamato chiacchierino. Chiacchierino perché nel momento che lavoravo, potevano anche parlare. Va fatto con dei cotoni speciali, cioè il cordonetto, e quanto più il cotone è fine e più il lavoro riesce migliore. È costituito da migliaia di nodi lavorati a gruppi, nelle figure ad anello e ad arco. E il chiacchierino serve dunque per ornamenti, per pizzi pregiati, per camicie, si può fare i centri, si può fare dei tramezzi per lenzuoli, per federe. E, chiamato anche fiorino di tè proprio perché è un pizzo molto fine e molto delicato. Il risultato, frutto di estrema pazienza, è visibile dopo ore e ore di lavoro. Sto facendo la treccia per fare una sporta e questo sarebbe giunco di padule, lo chiamano, che viene verde e poi viene seccato qua dei mesi di luglio, viene seccato, viene bianco e poi si può lavorare tutto l'anno con questo materiale. Questa è la prima operazione per fare una sporta, intrecciare una lunga striscia di giunchi tra loro. La striscia poi è avvolta a spirale e unita ai bordi con una cucitura fino a formare il corpo della sporta. Ora viene urlata qui perché rimane più forte la cosa, poi viene fatto manichi e viene la sporta finita. E verrebbe una sporta che una volta si portava merenda nel campo. Io non mi ha insegnato nessuno, vedevo in casa farla, però cucirle no, cucirle ho parlato un po' dopo, me le facevano cucire perché erano piccolini là con mano così, a 10 anni io la facevo già la treccia. I manici sono fatti con le stesse trecce riempite con i giunchi, arrotolate nel punto dell'impugnatura e fissati al corpo della sporta. E anche questa è pronta. Questo è legno di castagno, pedoni di 12 anni, 15. Viene messo in acqua perché d'estate se no secca non si sfoglia più. E poi viene messo in forno. La legna bagnata e inserita nel forno caldo produce vapore e questo la rende più elastica e adatta alla lavorazione successiva. Sto facendo una cestina della frutta. Sono nato il 17 di settembre 1930. Però faccio il mondo l'ulivi, faccio sempre tutto. Vado nei monti, sono stato in Svizzera a mungere vacche. Nel 50 ho 20 anni.
Le ho fatte tutte lì fuori ruba. Sono rimasti solo, ce n'era tanti qua su che sapevano fare cesti. Però siccome si guadagna troppo, non l'ha più voluto fare nessuno. Per costruire un corbello si deve iniziare dal fondo, disponendo le stecche portanti a raggiera e intrecciandole tra loro. Questa è la parte più importante. Poi, con l'ausilio di un ceppo di legno, si intrecciano altre stecche più piccole alle stecche portanti. Così il corbello prende lentamente forma. Per finire, con un ramo piegato, si prepara l'orlo. Le stecche che emergono vengono ripiegate sull'orlo ed inserite nell'intrecciatura. E il corbello è pronto. Coreglia Antelminelli, patria dei figurinai, onora la propria identità storica con una statua eretta in memoria di un figurinaio e con il museo civico, dedicato alla figurina di gesso e all'emigrazione. Si racconta addirittura che Cristoforo Colombo, quando sbarcò in America, trovò un figurinaio lucchese che vendeva le statuine di gesso. È solo un aneddoto, ma con un preciso significato. I figurinai lucchesi sono stati tra i primi artigiani ad emigrare nel mondo. Nel laboratorio del museo incontriamo Foscolo. Questo è un piccolo modello, l'abbiamo fatto a Luca. Questo è lo stampo, l'ho fatto in silicone. Questo è il modello reale, non è più terragilla, ma è gesso. Ora che ti la bagno, acqua e shampoo, perché lo shampoo che uno si lava a piatti, no? Acqua e un po' diluita con acqua e shampoo. Chiamato gesso povero perché acqua e gesso, non c'è tanta roba, sì. Qui si va a occhio, non è che si pesa il gesso, si guarda l'acqua, no? Ormai è una visa che faccio su. In comune? Io sto mescolando il gesso a un verso solo, perché due versi non ci vuole, perché viene meno forte. L'ho levato perché fa botti d'aria, perché contiene un unto questo silicone. Ora un pesce faccio all'incontrario, lo picchio così, perché mi viene il naso, se no non viene il naso. Bisogna aspettare un quarto d'ora per levare questo gattino qui, poi c'è un angelino, c'è la tartaruga e qui mi sembra sia un elefante. L'ho fatto con chicchi della pasta, ce l'ho messo in prima, ho preparato tutto il legno, no? Poi questo per questo ho preparato il legno, anche questo no, questo è tutto gesso, ce l'ho incollato e poi dopo ho colato in cima il silicone. Porco poi, eccolo qua. Bello? Arriva, piano piano. Eccolo, questo è economico, che mangia, non li sporca, non miaula. L'impagliatura della sedia è uno di quei lavori che non potrà mai essere sostituito dalla macchina. Si utilizzano erbe palustri ritorte a mano, come il sarello, una pianta che cresce nella palude di fucecchio, che viene tagliata ancora verde e, prima di poter essere utilizzata, subisce una lunga e meticolosa lavorazione. In passato i contadini usavano anche altri materiali, in base a ciò che avevano a disposizione, a volte anche le foglie di mais. Roberto, da 45 anni, impaglia sedie e divani, secondo il suo metodo tradizionale detto a spicchi, intrecciando e rivestendo la seduta rigorosamente a mano.
A un certo punto del lavoro inserisce sotto la trama scarti di lavorazione per aumentare la comodità della seduta. Poco alla volta, con gesti ripetitivi e precisi, Roberto continua a intrecciare, ritorcendo le foglie e seguendo meticolosamente la trama. Il prodotto prende lentamente forma, fino a rinascere a nuova vita. Una volta ho detto, questi zoccoli venivano fatti a mano, e facendoli a mano ne potevi fare una media 14-15 per giorno, ma se ti davi da fare. E c'era il mio cugino, dice, ma tu li finisci in 3 balletti, ma io in confronto a te faccio 5 paio di zoccoli al giorno. Dio. A quel tempo non c'era corte, per esempio, come picci, erano tutti zoccolai. Non è che c'erano i fabbri, lavoravano in una capanna, nei bastardi, tutti i zoccolai erano a Sirominio Monte a quell'ora. Invece sono spariti tutti. L'ha insegnato mio padre. Mio padre all'età di 9 anni mi portava metà giornata a scuola e metà a lavorare. Studiare niente, Ho passato la quinta a Balzelli. Il legno questo qui è un legno dolce che si lavora bene a quell'ora. Questo qui viene chiamato al bugatto. Mentre c'è anche, come detto, il pioppo. Però il pioppo, il bianco lo lavori bene, però lavorando sull'anima ti sfila tutti i ferri. Dopo una strusciata non tagliano più. Invece questi che voglia di lavorarci non fa niente. Questo è chiamato lo stossino per fare la parte interna, sarebbe, no? Questa è perché con quello grosso non ce la può fare la parte interna. E viene fatto con questo qui allora. Venivano tagliati a tronchi 24, 25, 26 centimetri, no? E poi inciurati insieme e farli paio. Poi piano piano verso 42, 43 cominciarono a venire le macchine per fare il zoccolo. E messero su i macchinari piano piano e questi a mano una volta cominciavano a sparire, facciano tutti con macchinari. Ne fanno paio alla volta, ne fanno una alla volta, ma ne possono fare anche 2000 paio al giorno con le macchine. E io sto togliendo la buccia al Vimini, la preparazione per i cesti, di questo salice selvatico, dei bastoncini per fare il cestino, costruire il cestino per poi andare a cogliere la frutta, la verdura, fragole, tutto quello che serve, la croce della partenza del cestino. Ecco, prendo 3 vettine per legare sta croce e preparare la base, il sedere del cesto. Io questa cosa qua l'ho imparata, adesso proprio con esattezza, ma penso che avevo 4-5 anni, mi mettevano già lì per gioco a pulire quelle vimini, a pulirlo col bastoncino, con la sgorpia, cosiddetta la sgorpia. E piano piano ti promettevano magari una caramella, un gelato, e ti facevano fare quelle cose lì. Era famosa la Lunigiana qua per questa lavorazione di questo genere di cesti. Ho ricominciato lì a Equiterme, mi avevano invitato lì a fare questo cestino, poi c'era uno che faceva delle sculture. Avevo vergogna, mi vergognavo, poi pian piano ora me l'ha andata il pubblico quando passano a vedere, che dico che bravo, che mi caso con poco io. Mi danno una carica lì. Ecco perché continuo ancora a farli. Il bicolore lo facciamo anche di 2 colori il cesto. Cambio colore. 5-6 giri e poi lo chiudiamo. E per fare il manico, le vimini per il manico. Anche qui accompagniamo dentro la sua canaletta. E lo portiamo fuori, è bloccato da sé. Ecco, ora il manico è fatto,
facciamo l'orlatura. Ecco che siamo arrivati a termine del giro. Per maggior sicurezza ecco fatto, vedi, questi cestini qui durano anche 50 anni, è lì il guaio, che durano troppo. Ecco perché mi serve anche il marrone per dare i vari toni di colori. Mi dicono, ma l'hai fatto a macchina? No, non ce n'è macchine che fa queste cose qui, questo è ancora tutto manualmente. Adesso lo devo... vedi? Tutto manualmente questi qua. Queste qui sarebbero le vette dei sacci che una volta ci legavano le viti. Ora è stata un po' abbandonata perché c'è la plastica. Cioè... Alessia e Antonio, moglie e marito nella vita, svolgono un lavoro analogo a quello di Rino, ma producono oggetti diversi. Usano la stessa tecnica e più o meno la stessa materia prima, il salice, che, come abbiamo visto, se privato della scorza, prende il nome di vimini. Alessia sta realizzando un coprifiasco e Antonio un cestino. Quella dell'intrecciatura è la prima tecnica artigianale ideata dall'uomo e anche la più diffusa geograficamente in tutte le latitudini e fra tutti i popoli. Praticata sin dal Neolitico, nella cultura contadina, era chiamata l'arte viminale. Molti ritrovamenti testimoniano che già i Greci e i Romani costruivano recipienti e sedili in vimini. Renzo, detto Nini, è un ramaio e conosce tutti i segreti della lavorazione del rame. Sta procedendo al completamento di un'oliera, effettuando la stagnatura di quello che diventerà il beccuccio versa olio. Sul rame non ci si può mettere niente. Essendo il rame un materiale che si ossida facilmente e l'ossido di rame è nocivo alla salute, la stagnatura è l'unico sistema per rendere igienici e sicuri questi oggetti per uso alimentare. Ora sto riempiendo il becco di rena per... non si dice rena perché è rena di Torre del Lago. E poi non si può nemmeno portare via la rena. Ma come farà a piegarlo? Queste salature qui. Ora è finito del tutto. Il legno che adopero per lavorare è l'olivo. È un legno molto pregiato che vuole i suoi tempi di invecchiamento. Infatti questo olivo è della famosa gelata dell'85 e di conseguenza ha più di 30 anni di stagionatura. In questo caso sto facendo un piccolo fischietto, sempre in legno d'olivo, molto semplice ma
efficace. Questo tornio è un tornio antico che ha 150 anni. Naturalmente a quell'epoca non c'era la corrente e di conseguenza bisognava per forza andare a pedale. Addirittura non c'erano nemmeno i cuscinetti e loro avevano messo le bronzine in ottone. L'olivo di per sé è molto complicato perché, essendo olivi della nostra zona, della Lucchesia, non sono olivi enormi, sono olivi contorti e di dimensioni non troppo esagerate. Però quello che viene fatto, quando è fatto, passando la sua stagionatura giusta, ha un effetto molto robusto, perché più passa il tempo e più diventa duro. Perciò per i taglieri, per alcune cose in particolare, è meglio l'olivo che non altri legni, a livello anche igienico. Faccio oggetti da cucina, tipo inzuppiere, oliere, saliere, taglieri, mestoli, varie cose. È un legno che si adopera tutto, dall'olivagnoli, addirittura anche i noccioli delle olive. E con noccioli d'olive io invece ci faccio parte della bigiotteria, per esempio dei braccialetti, delle collanine con nocciolo dell'oliva. La prima cosa che ho fatto è stato un granatino per andare a fare una dimostrazione a una festa a Colognola di Pescaglia. La granata di solito può essere o con il manico o senza il manico. Non è un fatto di durata o un fatto di utilizzo, è più che altro un fatto di estetica e soprattutto di tradizione. La saggina che uso io me la coltivo. Siccome la pianta è alta circa 2 metri, 2 metri e mezzo, anche 3 a volte, viene raccolta tutta a mano e lasciata seccare al sole nel campo, un po' come si fa con il fieno. Io ho una macchina, una vecchia trebbia degli anni 40, che fa il lavoro che una volta facevano a mano. Il mazzetto passa dentro la trebbia, ci sono dei pettini che praticamente lisciano la spazzola e in contemporanea portano via il seme. Questi gambi vengono messi all'interno, rimangono fino alle cuciture e servono a dare resistenza e rigidità alla granata. Questa in gergo è chiamata tiglio e serve a foderare la parte esterna della granata. È la più bella, è la saggina migliore, è la più bella anche esteticamente che si trova nel fascio della saggina. Questi sono i nostri due mazzetti laterali. La saggina va sempre scelta. Ogni granata, ogni tipo di granata ha, diciamo, la sua misura, quindi la lunghezza della spazzola è diversa a secondo di quello che andiamo a fare. Le granate, sia senza il manico che con il manico, una volta messe insieme, assemblate, dopo vanno cucite. Ecco qua, questa è una cucitura. Io di solito ne faccio 3, ma se ne possono fare 4, 5, non è che ci sia un limite, ecco. Ecco qua. Dalla morsa che avete visto prima, che è quella più antica di legno e cucitura a mano, la meccanica una 50ina di anni fa all'incirca ha creato questa macchina. Eccola qua. Gli facciamo i capelli.
Ora invece faccio una granata senza manico, come è nata nella sua storia, legata con il salice. Il legno è un materiale che abbiamo avuto da sempre a disposizione e ben presto abbiamo imparato a utilizzarlo. Gli artigiani che hanno resistito all'industrializzazione sono pochi e svolgono un lavoro del tutto particolare. Pasquale e Francesca, marito e moglie, utilizzano ancora una vecchia sega a nastro ad avanzamento manuale dei primi anni 50. I tronchi, preparati precedentemente allo scopo, sono molto pesanti e la fatica è tanta. Ci vuole molta forza da parte di entrambi. L'avanzamento su rotaia avviene girando una manovella che muove il carrello portatronco in direzione della sega a nastro. Il movimento deve avvenire alla giusta velocità per non rischiare di rovinare la tavola o la sega. Si possono ottenere tavole di spessori diversi che vengono utilizzate soprattutto in edilizia. Nicola invece utilizza una sega portatile con motore a scoppio, risalente agli anni 60. La caratteristica fondamentale è che questo attrezzo viene montato di volta in volta laddove si effettua il taglio del bosco. Una volta avviato il motore e adagiato il tronco sul carrello, basta spingerlo manualmente verso la sega tirando contemporaneamente una corda fissata al carrello dall'altro lato. A questo ci pensa il figlio Daniele, che quando è libero dagli impegni scolastici aiuta ben volentieri il papà in questa attività. Lavorando prevalentemente legno di castagno, Nicola realizza tavole per travi, sottotetti e mansarde. 12 anni, vado alla scuola Gallicano, frequento la scuola secondaria di primo grado e sono qui a aiutare al mio babbo. Diego ci accompagna tra i boschi sopra Cardoso per mostrarci un tipo di attrezzatura che lui utilizza per trasportare in paese la legna raccolta. Questa teleferica qua c'ha praticamente due portanti, due corde portanti con due carrelli, uno che sale e l'altro che scende. Quello che scende è quello che viene caricato dall'alto e mentre scende sotto la forza del proprio peso traina tramite l'altra corda, che è una corda traente, a salire traina l'altro carrello che invece è scarico e sale dal basso verso l'alto. Tre colpi sulla fune portante avvisano la persona a monte di rilasciare il carico e la teleferica si mette in movimento. Mano che l'altro carrello scende, l'altro carrello che dal basso invece tende a salire. Quando è arrivato al basso, la teleferica si scarica, viene ricaricata dall'alto sull'altro lato e poi si rinizia così il viaggio. Ma da qui al punto di raccolta finale, non essendo tutto il percorso in linea retta, è necessario utilizzare una seconda teleferica, che funziona col medesimo principio dell'altra. La teleferica qui frena con una vecchia lama da sega al marmo.
consumata e riadattata praticamente appena. Fa un fascione attorno alla ruota che viene semplicemente stretto tirando questa leva. Se si allenta il fascione, quindi la ruota inizia a muovere. Se si tira, si stringe il fascione e quindi praticamente la teleferica si ferma. Questo è il punto finale di arrivo. D'ora in poi la legna proseguirà il suo percorso con altri mezzi e su altre strade. Un tempo la battitura era un avvenimento importante che si ripeteva nelle aie dei contadini una volta all'anno. Segnava la fine del duro lavoro nei campi, ma anche l'inizio di quello che sarebbe diventato pane per l'inverno. Oggi la battitura o trebbiatura del grano è un momento di memoria e di festa, a dimostrazione del lavoro di un tempo. Qui a Vetriano viene utilizzata una trebbia degli anni 50, per un rito che si ripete ogni anno, grazie alla passione e all'orgoglio di alcuni agricoltori. Massa Macinaia. Il nome ci fa capire che questa era un tempo una zona ricca di gore e mulini. L'unico mulino ad acqua ancora funzionante è il mulino Germolli. L'idea di imbrigliare la forza dell'acqua per azionare macchinari e utensili risale a tempi remotissimi. Già nel 25 a.C., Vitruvio, nel trattato De Architettura, descrive il funzionamento di un mulino ad acqua a ruota verticale. Questo è un mulino abbastanza antico. E i primi documenti, anche se pur vaghi, che abbiamo ritrovato, che attestano una struttura che lavora cereali in questa zona, sono addirittura del 1100. La proprietà del mulino è passata nel tempo attraverso famiglie anche importanti, come gli Altogradi e i Sinibaldi, fino a diventare a metà dell'Ottocento di proprietà della famiglia Parducci. A quell'epoca il mulino lavorava giorno e notte e si fermava solo per Natale e ogni 3 anni per la festa della Madonna in agosto. Gli artigiani, che a quell'epoca non avevano figli maschi ma avevano necessità di manodopera, erano soliti rivolgersi all'orfanotrofio per adottare i cosiddetti trovatelli, ai quali davano vitto, alloggio e talvolta anche istruzione, ma dovevano lavorare nell'azienda del padre adottivo. E fu così che anche il mugnaio Parducci, non avendo figli, pensò bene di adottare un trovatello da un orfanotrofio. Il trovatello al quale il Parducci in seguito donò il mulino si chiamava Tito Germolli ed era l'antenato di Francesco, che ne è l'ultimo discendente. Io oggi, diciamo che io lo uso esclusivamente per uso dimostrativo, più che altro vengono le scuole, i bambini, gli asili elementari, e poi viene un po' di gente curiosi o persone che magari ci sono state da piccole e io le avvio. Lo zucchero deve bollire nell'acqua fino a che non prende un minimo di colore, che ci fa capire che è cotto, diciamo. E allora dopo lo buttiamo sulla pietra e lo cominciamo a lavorare. Mio papà faceva bacil, la mia mamma le portava bacil di menta e la mia mamma le portava in fabbrica per guadagnare 100 lire. E dopo prese la patente e cominciò a mettere il banco dei dolci. E a volte di settembre ci dormiva anche sopra perché non c'era mezzi per ritornare a casa. E ora si tira sulla pietra anche questo. Fatto.
tirava a mani nude, Quella calda, eh? Povero, mi ha sofferto tanto. Ci veniva le bolle nelle mani. Guarda. Abbiamo messo l'aroma di menta sull'impasto l'estratto, principale, l'estratto. L'estratto di menta, e ora si mette al gancio e si tira il gancio. La tirava il mio papà, perché io non ce la facevo, lui era più robusto e io mi bruciavo. E poi piano piano sono usciti fuori i guanti, allora si lavora con guanti, si resiste un po' di più. Vedi come aumenta il volume? Una volta si faceva tutte feste di chiesa, ora non ci sono più. Allora si fa le fiere, le sacre, quelle cose lì. Però le feste di chiesa sono finite, è inutile andarci più. Allora io faccio la rotina, provengo da una famiglia di tutti a rotini. Padre, fratelli, no, zio, i miei nonni non lo so, perché allora si risale, allora con loro neanche conosciuti. E io sono, ho altri tre fratelli che tra l'altro uno dei quali più grande di me mi ha insegnato a me a fare la rotina, allora come lo sapeva fare. Però hanno smesso tutti perché si vede che il lavoro non era di gradimento. E ho continuato, io comincio, però non è che è tanto che lo faccio, perché ho cominciato nel giugno del 70, del 50. Era un Garfagnana che mi fa, diceva, bottega da rotino, Castelnuovo Garfagnana. Mi aveva fatto una bicicletta così, mi sembrava che di avermi dato chissà che cosa. Avevo preso una Ferrari, mi sembrava, mi ero contento, no? E ho finito le scuole a giugno, compio gli anni le compio a settembre, perciò sono partito di giugno da Castelnuovo Garfagnana con l'intenzione di andare a Lucca, che mia madre si stava a San Vito, e andavo da mia madre che poi mi avrebbe detto Mari vai qui, vai là, mi avrebbe un po' indirizzato. Ancora. E allora quando sono partito da Castelnuovo, mio padre allora, ricordo bene, mi diede per dire prendi la lettorina, vai a Lucca. E io siccome intelligente come ero, invece di più alla lotterina, dico, sai che faccio? Vado a Lucca in bicicletta, avevo quasi 11 anni, madonna, ero un grande, mi sembra, quasi 11 anni. Non l'ho mai indovinato nulla, neanche quella. Mi sono fermato a ruotare, perché poi mi garbava, perché davvero ero un entusiasmo, che poi mi è passato, E mi sono fermato a ruotare da un macellaio lì a Fornaci di Barca. Sono andato a questo macellaio, mi ha fatto due coltelli. Io con tutto l'entusiasmo che avevo vado in larrotto, gliele porto. Questo macellaio mi guarda. Ma che la ruota di questi coltelli? Mio padre. Allora bimbo riporto perché i coltelli non van bene. E io prendo questi coltelli, vado là e mio padre ero io, riarroto questi coltelli. Dopo due o tre volte che questo qui se n'è accorto che ero io, mi ha rinchiuso nella cella frigorifera. Così, per burla, c'erano le celle, non è come ora c'è, mi rinchiusi lì dentro, non fatto tanto, vado via. Poi la sera sono arrivato al Borgo Mozzano, però, per dire, non c'è mia tanti, c'era 25, 30, ma insomma, bimbe, oh. E ho dormito in un albergo lì dalla parte del fiume, dalla parte del Ponte del Diavolo, c'era una casa colonica. Allora una signora mi ha dato un po' di paglia, ho dormito lì, però all'inizio della carriera l'ho fatta buona, no? E poi dopo
dopo il giorno dopo sono arrivato a casa, che mia madre mi aspettava il giorno prima, ma forse sapeva che testa avevo, non se ne sarà preoccupata. Non è come ora magari che l'avrebbero rapito la persona per levargli il fegato, allora c'era per tutti. Di lì è cominciato, allora andavo per dire... La mattina quando mi alzavo mi andavo a ruotare, ma andavo mari a Marlia. Andavo a Marlia, cercavo, bussavo le porte, signora aveva bisogno di rotino, qualcosa mi davano, no? Perché poi tra l'altro, no? Però quando ci ritornavo, come la ruotavo io, non si pigliava più. Perciò praticamente se io oggi andavo a Marlia, per dire all'Ammo, in un'altra parte, e partivo da casa naturalmente senza grana, lì non ci riarrotavo più e facevo la dieta, mi sono mantenuto quasi in linea per quello, perché ho patito tanta fame, che poi, anche per dire, ogni giorno, le domeniche erano tutte uguali, per domenica e giorno erano tutti uguali, se ce la potevo andare a guadagnare per dire per mangiare, non per cosa, perché per esempio in casa mia il frigorifero non c'era, perché nel frigorifero ci potevo mettere le mosche che c'erano, poi adesso non c'era altro, dopo guerra. C'era poco per tutti, perché anche il ragazzo non è come ora che non lo puoi far lavorare, se no ti arrestano. Una volta che anche un bimbo sorge la scuola, andava nel campo, zappava, raccoglieva mari le verdure e poi la sera anche su un letto mari di sfoglie, no, e dormiva. Invece, Madonna buona, io se non lavoravo non mangiavo. Io la mattina partivo, andavo a ruotare, mettiamo andavo... Dovevo andare a Punta Moriano, dove andavo. Poi come logica, dopo comincia l'entusiasmo, mi era cambiato, allora Mari sai che andava a fare bagno a Nozzi, lì al Nozzi, lo sai, era sul fiume che una volta ci avvitavano anche le barche, no? E magari non arrotavo. Allora la sera, invece di tornare a casa a dormire, c'era lì accanto a casa mia, c'era uno che faceva vendere bomboloni, il garfagnino, il mentaio. E di fianco casa sua c'aveva una finestrina, poi si monta su nel fienile. E io arrivavo la sera, appoggiavo la bicicletta lì, montavo sopra, poi alle 5, alle 6 la mattina andavo via, se arrotavo ritornavo a casa la sera, se no ridormivo lì. Questo sarebbe più o meno l'attrezzatura di allora. Un paio di pizze, che queste sono più moderne, ma un martellino per schiacciare le cose, la pietra per affilare i rasoi, che quando la ruotavo mi mandavano tanti accidenti che mi sono ripreso perché andavo qualche volta alla messa, se no, ma anche qua. Or che il nostro viaggio è terminato, un bello augurio io vi voglio fare, che tutte queste cose del passato nessuno l'abbia mai a dimenticare. Parrottino, che ramingo ogni giorno tu vai lungo le strade, vagabondo tu sempre sarai, che le contrade. Il tuo semplice cuore lo sa, si perderà nella città. Parrottino, la fanciulla che amavi perché dirti non osa, che il suo amore non era per te e un altro sposa, e distrugge per sempre la tua felicità, e lei lo sa.